eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Lavoro, diritti e stato sociale, il leitmotiv del manifesto di quest'anno. Sì, è il leitmotiv che noi abbiamo chiesto sia soprattutto il centro delle politiche europee, perché non possiamo più sopportare un'Europa che ragiona esclusivamente in termini di austerity senza mettere al centro i diritti di cittadinanza dei cittadini europei. Chiediamo al nostro Paese che nel prossimo Parlamento europeo garantisca che questi diventino i principi fondamentali. Chiediamo al nostro Paese che il lavoro diventi per l'Italia il tema centrale e fondamentale. Non si può più sopportare il precariato, i giovani che non hanno più speranza, perché senza lavoro non si ha speranza, e soprattutto non è più sopportabile che questo governo non abbia costruito un piano del lavoro per tutti i cittadini e cittadine di questo Paese. Rivendichiamo con forza il lavoro al centro. Sulla lapide dei proletari che sono caduti in tutte le guerre, perché poi le guerre hanno soprattutto sacrificato la povera gente, il mondo del lavoro è stato quello che ha avuto, diciamo, più vittime durante tutte le guerre. Questa è una lapide che è stata messa lì appunto a ricordo a tutti i proletari morti durante la guerra del 15-18 e anche le guerre precedenti, è stata messa 99 anni fa. E noi ogni anno vogliamo ricordare nella festa del 1° maggio quel sacrificio, perché il lavoro in ogni caso è anche portatore soprattutto dei valori di solidarietà, di pace, di uguaglianza, di giustizia sociale. È il lavoro che oggi insomma è in sofferenza in questo paese, la difficoltà di trovare lavoro, di avere comunque sia opportunità di lavoro sicuro o di lavoro in qualche modo che sia in grado di garantire una continuità di reddito alle persone. E noi lo facciamo perché in ogni caso riteniamo che il 1° maggio si coniuga con quei valori, con quel sacrificio lì. E tradizionale manifestazione del 1° maggio a Giulianova, anche quest'anno per ribadire con forza quelli che sono i valori della storia sindacale di tutte e tre le organizzazioni sindacali, incentrandoci in maniera particolare su quanta importanza questi diritti e questi interessi possono avere in una dimensione che si fa sempre più europea, per cui è importante insistere sui valori della solidarietà, sulla necessità di capire una volta per tutte che parlare di tutele, parlare di diritti bisogna farlo tenendo conto di bisogni nuovi che avanzano. Questo non ci spaventa, non lo consideriamo un rischio, anzi riteniamo che con la coesione sociale, con la solidarietà, questi argomenti si possano affrontare ancora meglio, individuando delle risposte che siano altrettanto efficaci.